Siamo a casa di Giulia. Giulia, lei. Giulia's house. Giulia, lei. Giulia's house. E facciamo... Tu ti nascondi perché no, ti nascondi. No. Insomma, facciamo un video dove scattiamo Claudia, una stessa modella, due fotografi. Tre. No, io vado via, okay. Io devo andare via. Si vergogna. E naturalmente con la baby qui, con la piccolina, la mamma mia, che Giulia non ha mai provato. Però a quanto pare un po' di analogiche ce le ha Giulia. E oggi sarà, diciamo, il suo battesimo con il medio formato e con la bestiolina. Adesso vediamo, chi è che inizia? Ci fai vedere come si fa. Inizio io. Però siamo a casa tua e io devo ancora ambientarmi, devo prendere confidenza. Vado io comunque. Sì. Io ti guardo un attimo come la usi perché è un po' ansia quella che... Ah, dai, vabbè, ma poi ti assisto. Va bene, dai, allora inizio. Qualche video dopo, scatteremo un rullo io e un rullo Giulia. Abbiamo questo limite, scattiamo 10 foto io e 10 foto Giulia. Un rullo e basta. 10 foto per ogni fotografo. Siamo molto al limite con la luce, però va bene. Giulia, come va? Ciao Pasquale, tutto bene, grazie, tutto bene. Tu come stai? Ah, bene, bene. È passato un po' di tempo da questo shooting che abbiamo realizzato. Abbiamo le foto, finalmente. Abbiamo le foto, ci troviamo adesso perché commentiamo il dopo. Non abbiamo potuto farlo in presenza per via del... No, del Covid no, però è... La pioggia. Un po' la pioggia, diciamo, ci ha fermato perché avremmo dovuto farlo all'aperto. Dammi qualche tua impressione, perché è stata la prima volta che hai scattato con la mamma mia, no? Sì, è stata la prima volta ed è stato per me un bel momento di prima volta, di iniziazione con il medio formato con una mamma mia. In realtà io avevo già scattato con una medio formato piccolina, una 6x6 con una Lomo, però era una macchina un po' ridotta male, quindi non ho avuto la possibilità di sperimentare tanto. Devo dire che con la mamma mia, essendo anche molto più complessa, è stata proprio un'esperienza molto più completa anche come utilizzo dello strumento proprio in sé. Mi è molto piaciuto, è molto bello, cioè proprio interessante anche una visuale diversa, essendo io abituata molto al digitale o al 35 mm. Anche solo la visuale dall'alto cambia completamente prospettiva, cioè scattando da questa posizione. La messa a fuoco ti impone molta tranquillità, ti prolunga molto i tempi dello scatto, e a cosa a cui non sono più abituata, cioè mi rendo conto che anche col 35 mm sono molto più pratica e veloce, usando anche delle macchine diverse tra mirini elettronici e anche altre, più magari con la messa a fuoco manuale, però con cui sono più pratica, e questa proprio mi ha imposto un ragionamento più lungo, proprio più paziente, e imponendosi la pazienza ti rendi conto che quando scatti 15 foto, in questo caso per noi abbiamo fatto due rulli, quindi 15 foto a testa, è stato, cioè, era troppo, non sapevamo più cosa fare, cioè io non avevo idea di dove mettere Claudia, la nostra fantastica modella che ci ha sempre stata, non avevo idea di cosa fare, cioè mi sentivo veramente in difficoltà, quindi questo è stato, secondo me, un bel punto di partenza, di ragionamento. Impegnativa la mamma mia, cioè proprio ingombrante in tutto e per tutto. Mi fa piacere che tu abbia fatto questo diciamo battesimo. Esatto, un battesimo quindi, del fuoco. In questa modalità qui, però poi alla fine ho visto le foto, vabbè, c'hai l'occhio, questo è chiaro, quindi... nel senso, poi ci sono qualche a parte scatto... qualcuna che è uscita. Vabbè, ma quello è chiaro, cioè all'inizio è difficilissimo, solo averle in mano si muove tutto, è un casino, quindi qualcosa sfocatina viene sempre, anche dopo che la utilizzi per tanto tempo, anche quando ti sei abituato
è così precisa che se ti sposti anche di un minimo il fuoco lo canni subito, subito. Cioè di una precisione veramente che non mi aspettavo così tanto. Infatti due foto sono fuori fuoco. Ah. Qua forse, questa mi sa che è la prima che ho scattato. Ah, sai, questa è la prima? Ah, sì, perché sì. Avevi appena finito di scattare tu con la camicia e io ho detto vabbè, gliene faccio una anch'io su vicino al tavolo, sul tavolo. E qui è stata proprio la primissima, forse nel video si vedrà dopo, so se l'abbiamo ripreso, ma cioè, sì. Io ho smesso di respirare quando abbiamo scattato, cioè ti giuro, cioè il momento in cui dici ok c'è tutto, c'è il focus, sei a fuoco, devi premere il pulsante, cioè io ho smesso di respirare e quando fatto fai, ah, è andata. Vabbè, ma io masso il respiro ogni volta. Ragazzi, ti piace la mamma mia? La mamma mia sta morendo. Bene. Fa fare i muscoli questa mamma. Mamma mia. Cioè, uno è abituato col digitale, ma questa ti ammazza. Poi ogni foto è studiata. Cioè, deve essere visto. Dai. Sono una brava luna. Che bella profondità qui anche, super, cioè. Sì. Cioè, ma poi il fatto che ti puoi avvicinare tantissimo ai visi dei soggetti che ritrai con la mamma mia. Però dai, è stata più veloce della prima, vero? Perché il verità che non puoi prendere i fogli e non puoi sviluppare. Come? Dopo. Ah, dopo. È come un po' sorpresa. Sì. Sorpresa, quella perché da qui. Perché sennò da sulla devi te la porti aperta. No, anche questo secondo me era uno scatto figo, tipo così. Ah, sì. Bella però la porta così. Prova a mettere una mano su, sopra la... No, qui buco un po' il fuoco, sì, è sulla mano. Questa, volevo dirti una cosa, ti ricordi che io ero preoccupata che fosse troppo buia questa? Perché ho detto, guarda che secondo me è troppo buia e infatti parlavo con te e dicevo beh, speriamo che non esca dietro il frigorifero perché insomma non è troppo carino vedersi le scatole del caffè sopra. E ti metto, ma no... Ma Giulia, ma tranquilla, dovrebbe uscire scuro perché tanto invece insomma no. Siamo un po' esposti, cioè luminosissima questa foto. Sì, in effetti. E non mi aspettavo questa nitidezza e questa luce che non me l'aspettavo proprio, era veramente... Io poi tendo un po' a sovraesporle durante la fase di scatto proprio perché così poi ti rimangono le ombre un po' aperte e recuperi i dettagli nelle alte luci e quindi infatti le ombre sono rimaste un po' più aperte, tutta questa parte qua è venuta fuori. Qui quando... Qui siamo entrati. Comunque anche che mi piace. Bella questa. Sembra una casa anche... grande, quando è una casa di 40 metri. Facciamo altri rulli, ragazzi. Sta piacendo così tanto, soprattutto Giulia è presa bene da questa mamma mia. Sei brava. E voliamo via. Brava. Da. Bravi, bravo, brava. Però arrivo oggi tutto perché non so. Grazie. Grazie, sai. Bene. Questo è l'ultimo che abbiamo fatto giù. Anche un po' fuori fochino, non è proprio sì? Questa. Sì, sì, l'ho messa un po', mi ha un po' sfocato il viso, però devo dire che... Vabbè, ma ci sta, bellissima. Da lontano, questa qua mi piace, sembra una seggiolina in un parco così per sbaglio. Sì, un po' rigoglioso il nostro giardino, dobbiamo tagliare le... Sì, eh? Ah, pensavo lo tenevate così proprio per... Sì, per le foto, per gli shooting. Sì. Funziona, la pellicola funziona molto 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 meglio con la luce naturale, ti dà dei risultati incredibilmente migliori rispetto al digitale con la luce naturale, non c'è niente da fare, con i flash dipende. Ma tu l'avevi anche portato e infatti non abbiamo Non l'abbiamo, ma infatti adesso sto iniziando, ho fatto anche un altro shooting sempre in un appartamento per un magazine che dovevamo poi scattare qui ma poi non abbiamo potuto per questioni di coincidenze, di date e cose, eppure lì ho scattato magari a tempi bassissimi, però ho voluto scattare con la luce naturale perché
mi sto accorgendo che la pellicola rende molto molto meglio. Infatti qua non ha, cioè nel senso, poi pure qui avevamo dei tagli di luce e dietro sembrava che doveva essere tutto scuro, invece poi riesci a recuperare tantissimo le ombre. Sì. E a me ha sconvolto, vedendo queste foto, la gestione che ha il medio formato, in questo caso la Mamiya, sulla pellicola, delle luci, delle ombre, in un modo che il digitale non riesce a raggiungere, cioè sinceramente. Beh. Ho visto delle foto, le tre foto che ho scattato in digitale quel giorno lì, in questo appartamento, non c'è paragone, cioè questa parte qua di ripresa, questa inquadratura qui, era completamente buia. Sì, ma poi anche sembra figo anche il televisore. Vero, esatto. Ma poi avevamo delle location pazzesche tra casa tua, col pavimento, col balconcino, con tutto. E casa di Davide, pazzesche. Sì. Ah, e questa che io gli dicevo, ma no, ma Pasquale, ma secondo me è tutta controluce, viene tutta nera, fidati, perché cioè nel mirino vedevo completamente nera la figura. Questa è un'altra nell'appartamento di Davide. Dove era questa bella? No, questa qua l'ho fatta dopo, sempre in casa mia, quella vicino al frigorifero, che ti ho detto, ma posso avvicinarmi tanto? E ti ho detto, sì, vai. Sì. Vedi qua il fuoco come cambia. Vabbè, eravamo apertissimi di diaframma qui perché c'era poca luce, e vedi come cambia già da un occhio all'altro, è incredibile. È bello, cioè, è il bello e brutto, però ci sta. Qua ti sei mossa poi forse alla fine, nel senso quando hai abbassato lo specchietto. Quando lo azzecchi però poi è incredibile. Cioè questa, cioè, considerando che eravamo in un balcone in quattro, grande 2 metri quadrati, abbiamo... c'è cioè, la di essere in una casa in Puglia con una con il bambù. Abbiamo fatto fuori un rullo quasi in un metro quadro. Questa è quella fuori fuoco. Quindi abbiamo finito di guardare le mie, finalmente io adesso vedo le tue, perché tu le hai viste, le ho pubblicate un paio. Questa è la prima che ho fatto. Che bella! Normale, dovevo ancora capire che cosa stavamo facendo. Però vabbè, no, ci sta. Qua ho cominciato a giocare un po' con gli oggetti che trovavo in casa, come sempre. Mi sono messa a spostare cose, tavoli, piante, robe. Cioè, c'avevi anche una roba. Prima del nostro avocado che stai crescendo. Sì. Poi avevi anche questa zucca e quindi l'ho utilizzata sfruttando il pavimento. La casa grandissima, queste porte pazzesche. Bellissima. Bella. In effetti questa avevo paura un po' per la luce, invece vedi, alla fine rende tanto. In maniera pazzesca, anche con poca luce. Non so se pure io qui, mi sa che il fuoco, vedi, su quelle intere, quando siamo... non è... Però, dai. Pazzesca. Ma cioè, guarda Claudia, che viso incredibile che hai, rilassata. La caraffa così, con la colorata, cioè la zucca, bellissima. Avevi degli accessori pazzeschi, dei props in giro che ti ho rubato, bellissimi. Vabbè, ma... Vedi, non le ho tolto nemmeno il brufoletto, perché è analogica, così, va. Esatto, lo sapevo che era la più bella, cioè quella che mi piaceva, è piaciuta tantissimo. Vedi, qua è cambia anche, è cambiato qua, forse è entrato un po' più di luce rispetto a questa, ed è cambiato tutto. Da qui siamo andati nel balconcino, e qua sempre con i tagli di luce. Pasquale, ma che cosa stai dicendo? È stupenda sta foto! No, vabbè. Sì, dai, qua le scope, le cose. Tu mi dicevi, ma togliele quelle robe. No, io le voglio, lasciate stare. No, belle, ci stanno. Sì, un metro quadro, quello che c'era nel metro quadro l'abbiamo utilizzato. No, vedi, qua sei stata più brava tu, conosci il tuo balcone. Conosci il tuo balcone. Però davvero sembra Ostuni, guarda le case qui dietro pure. Sì, ma poi la luce era forte, zero, cioè non si è sovraesposto neanche il fondo. Sì, no, mantiene la pellicola, mantiene tantissimo le zone di alto, l'equilibrio tra ombra e luce lo mantiene bene. A Giulia non piace questa pianta. Pazzesco, i tagli di luce, contrasti, insomma, ma infatti devo continuare a scattare tantissimo in luce naturale. Sì, aspetta, bellissimo. Che ce ne sono delle altre. Mancano quelle giù alla da Davide. E... Sì. Poi siamo scesi in cortile e nell'androne delle scale mi sono fermato alla finestra come anche tu, però io l'ho fatta un po' più intera. Qua sempre tagli di luce, provato, non mi piace tantissimo quest'ombra della finestra, pensavo di averla eliminata, pensavo di non averla sul viso, invece no, ce l'avevo.
però poi ce n'è una, questa mi piace da morire. Questa è incredibile. Cioè, assurdo, ero a 3 centimetri dalla modella, ma l'occhio ha azzeccato il fuoco in una maniera incredibile. Sì, forse cioè, guarda anche l'ombra delle ciglia sull'occhio. Pazzesco. Cioè, incredibile. Pazzesco. Incredibile. Lo sfocato dietro di questa pianta. Questa veramente, cioè non lo so se con una 35 mm si riesce a ottenere questo risultato. Vabbè, queste le abbiamo già viste. E poi nel giardino con le piantine. Io sono rimasto un po' sempre con gli elementi così. Eccoti, non avevo mai fatto una roba del genere. Dai, è stato super divertente secondo me insieme a fare questa cosa. Poi dobbiamo provarla in studio. Vediamo se riusciamo a farla anche in studio con i flash. Vediamo più avanti di fare... una roba con anche un po' più modelle, vediamo, capiamo, dai, perché comunque come esperienza è stata carina, tu sei stata super simpatica, cioè sei a tuo agio, dovresti fare pure tu un canale YouTube. Ma intanto mi intrufolo nel tuo ogni tanto, quando vuoi io vengo. No, ma infatti sì, farò più hackeraggi, più contaminazioni, così. Secondo me è carino che ospiti fotografi, tipo diventa tipo un salotto fotografico, però in realtà produciamo cose insieme. Sì, è bello. Perché incontri occhi diversi, insomma, secondo me è bellissimo confrontarsi. Cioè, quando è sempre interessante vedere la stessa cosa fatta da due persone diverse nello stesso momento. Cioè, come se fare lo stesso piatto eseguito da due persone. No, sono contento che ti sia piaciuta, sono contento davvero che ti sia piaciuta e sei stata veramente super gentile a darmi disponibilità, perché non è facile. No, perché non è facile trovare... Aspetta che ti sei bloccata. Ok, non è facile trovare fotografi disponibili, però adesso ci sto lavorando. Infatti nei prossimi ci saranno anche altre contaminazioni in questo canale. Secondo me è interessante che quando se apri questa cosa avrai un bombardamento di richieste. Dai, speriamo. Intanto noi ci riproveremo in qualche altro modo, come abbiamo detto prima. Allora, io lascio sotto in descrizione tutti i link, seguite Giulia che è bravissima sul suo profilo Instagram, oltre ad essere simpatica, è super disponibile, cioè ci ha messo pure a disposizione la casa, cioè rendetevi conto, quindi seguitela. Poi c'era anche Francesco che ci ha aiutato, ci ha un po' assistito, ci ha fatto il video, quindi seguite sempre il super Francesco, il link in descrizione. Vi salutiamo, perché il video l'avete visto, le foto le abbiamo commentate, siamo fatti una chiacchierata. Esatto, siamo contenti. Sarà un video bello lungo questo. Sì, anche però... secondo me. Quindi se qualcuno arriva a questo punto, diciamo bravo che sei arrivato fino a questo l'hai momento. Fatta. Va bene, dai. Giulia, penso ci siamo detti tutto, no? Sì. Sì. Lo rifacciamo a breve. Ci mettiamo a posto. Va bene. Oh, mi sono suonato il campanello, non sto scherzando, giuro. Mi hanno suonato il campanello adesso. Dai, bello della diretta, dai. Vai a rispondere al campanello, poi ci sentiamo noi. Ciao, Giulia. Un bacione. Ciao, grazie mille.